Volantino. Volantino. Adesso glielo chiedo. Come? Volantino. Grazie. Volantino. Grazie. Siamo assieme. Ah, ok. Volantino. Volantino. Un volantino. Grazie. Volantino. Grazie. Oh no, volantino. Grazie. Volantino. Sì, grazie. Prego. Vai. Grazie. Prego. Distribuisci, distribuisci. No, no. Ah, sì. È lo stesso? No, 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 non è. Vieni. Volantino. Volantino. Cazzolo, cazzolo. Ah, ok. Oh, due. Capo. Volantino? No, credo in tasca, però non è questo, grazie. Bene, grazie. Volantino? Grazie. Vai, vai. Volantino? Vai con Babbo, va a prendere il caffè e prendi il gelato. Volantino. Volantino? No. Grazie. Prego. Ce l'ho due, grazie. Come me sono davanti ai bagni, quelli blu. Cioè i primi blu. Grazie. Buonasera a tutti! Piacere che io ho provato poche volte nel vedere tanta gente che contesta, tanti giovani soprattutto, che contesta il sistema per la prima volta dopo 50 anni. Mi ricordo il 68, sì. Esattamente, pure così. Hanno fatto un passo falso e questo passo falso lo pagheranno, hanno fatto per altri 50 anni. Hanno messo un piede sulla merda. Sulla merda loro, però, delle facce loro, dei loro genitori. Almeno con lo spirito. Vorrei ricordare che questa è una battaglia importante, una lotta importante. Loro hanno cercato di fare di tutto per mettere persone contro persone. Aspetta, però, più dietro è più alto. Per gli accini.
ma non cerchiamo di metterci uno contro l'altro, perché non sono forti, giocano sull'ignoranza, quindi da una parte una moltitudine di gente ignorante, grazie, con il minimo interesse per studiare che cos'è un vaccino. L'importante è che tu studi, se poi la fine del vaccinare il figlio va benissimo, però devi studiare, devi sapere che cosa porta a fare il figlio, anche per essere in grado di capire che non si ci arriva a capire. Quindi, una moltitudine di sudditi contro quelli che fino a poco tempo fa erano pochi, sembravano pochi pazzi, adesso dimostriamo che siamo molti di più. Questa cosa non si è andata per il mondo di fa. E poi in pochi dicono, e continuo a ricordarglielo, le comunità degli Amish non hanno bambini autistici nella loro, ce n'è uno come ne avevamo noi una volta. Non vorrei far parte di quella comunità. No, ma perché non lo dicono? Come mai noi stiamo crescendo? La moltitudine di sudditi lontana ero l'unico che parlava. Professore in chimica, chimica farmaceutica, quindi sta di rosa. Il mio ex, il padre della Laura, era medico specialista in farmacologia applicata. Dove? A Bologna, era l'unico specialista in farmacologia. Lo sappiamo bene. Una cosa, l'università di questo tipo è nota, perché dice questo non in Italia non esiste. Vogliono studiare. Non esiste. Grazie di cuore, grazie. Tommaso, vieni. Orazio Ferniani di Alba Mediterranea, non riesco a fare lo spelling bene. Dunque io qua constato alcune cose, e cioè che siamo finalmente una popolazione di persone coerenti, capaci, consapevoli, coscienti. E finalmente c'è una presa di posizione rispetto al nostro attuale stato nemico, perché qua siamo oramai da almeno 40 anni sotto attacco dei nostri diritti costituzionali o meno. Ma ha poca importanza che siano costituzionali o meno, sono legittimi, sono legali, sono naturali. Cioè, come si fa a comprimere dei diritti essenziali, naturali, come quello alla genitorialità? È una cosa assolutamente impensabile. Qui siamo di fronte a un nemico che ci opprime da 40 anni almeno, e noi di Alba Mediterranea abbiamo oramai consolidato un nostro atteggiamento tipico che ci porta a reagire e a denunciare a tutte le procure d'Italia, oramai da molti anni, tutti quelli che si comportano in maniera illegale, illegittima, incostituzionale, e soprattutto contro i diritti dei cittadini. Noi di Alba Mediterranea abbiamo depositato dal gennaio del 2016 ben 9 querele contro la sua beatitudine Beatrice Lorenzini. Noi abbiamo intenzione di seguire su questa strada, e molti hanno emulato il nostro esempio. Noi non ci sentiamo particolarmente capaci o leader assoluti della reazione e l'opposizione al regime, ma ci sentiamo cittadini esattamente come voi, che non hanno nessuna delega da nessuno, che devono agire in modo
oppositorio, di opposizione al regime senza nessuna supporto e santo in paradiso che ci possa difendere. E quindi abbiamo messo in ballo le nostre stesse vite, le nostre stesse esistenze, le nostre stesse capacità di sopravvivenza, perché siamo stati attaccati in mille modi, con minacce, con ritorsioni di vario genere, non sto qui a dire, e anche minacce di morte ovviamente. E qui noi lo pubblicamente denunciamo questo fatto, perché finalmente la gente deve capire che non è gestita da una pletora di persone per bene che ci porta a risolvere i problemi quotidiani di tutti i cittadini, ma da persone che combattono contro le nostre libertà. Ho finito. Allora, per chi non ha fretta, sedetevi, ci prendiamo un piccolo extra time molto interessante. Allora, due minuti, lascio la parola all'avvocato Leo Maria Galati, si prepari Ambra Federico. Grazie Davide, grande moderatore dell'evento. Allora, è pazzesco, siamo tantissimi, è qualcosa di eccezionale. È periodo di saldi e la Lorenzin che cosa fa? Ci fa lo sconto. Passiamo da 12 vaccini a 10 vaccini. Grazie Lorenzin, non siamo gente da sconto. Non ci fermeremo perché è passato le sanzioni, perché ti sei ricordata che la potestà genitoriale è un diritto che appartiene ai genitori e non al Paolo al governo. Ci curano obbligatoriamente e chi ce lo dice? Gente che siede nei consigli di amministrazione di fondazioni farmaceutiche come la GlaxoSmithKline, che finanzia i prodotti farmaceutici della stessa azienda, che è un grande magazzino. Vaccini per tutti, grandi e piccini, non c'è problema, li vacciniamo tutti e li curiamo. E poi questa persona siede nella commissione scientifica e dice l'obbligatorietà è una cosa che serve. E la Lorenzin cosa risponde? Lo dicono i tecnici. E quando gli dicono ma forse i tecnici non è che dicevano che è obbligatorio ma serve per la collettività, dice bene, abbiamo l'invasione, abbiamo l'accoglienza, abbiamo tanti immigrati che portano epidemie, dobbiamo vaccinare. Allora cara Lorenzin, gli immigrati, i vaccini quando sbarcano sulle nostre terre, non devi vaccinare l'intera popolazione italiana, ci vogliono togliere a noi genitori la possibilità di scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma è questa facoltà che ci renderà liberi. C'è una cosa che nessuno si può togliere, è finito. C'è una cosa che nessuno ci può togliere, che ha elevato le anime nel tempo, ha elevato la nostra specie, il nostro popolo. Quella cosa è il coraggio che stiamo dimostrando oggi, tutti noi essendo qui, chi ci mette la faccia, chi parla, chi fa le denunce, i medici, gli avvocati, tutte le persone presenti. All'inizio ci hanno ignorato, hanno detto che eravamo un manipolo di faziosi, incompetenti. Dopo ci hanno deriso, hanno detto che non avevamo capito niente. Successivamente ci hanno combattuto con i media che ci hanno censurato. Ma oggi forse i media si stanno accorgendo che c'è un popolo che si muove, che c'è un popolo che chiede rispetto, rispetto per la propria sovranità, rispetto per la libertà di scegliere. Non ci fermeremo, caro governo, noi non ci fermeremo, partiremo da qui, siamo partiti già da tempo, ma arriveremo in alto, sconfiggeremo quel gigante del potere finanziario che ci vuole